Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente vi porto in pista con me a Viverone a provare il kart. Sigla e poi andiamo. Devo dirvi che sono nervosissimo, non ho dormito tutta notte. Andiamo a Viverone, che è in Piemonte. Faremo dei giri di prova, purtroppo oggi sono da solo. È il primo giorno di prova del car, ho pianificato tutto, sono giorni che penso a come potervi dare, come potervi raccontare questa storia nel miglior modo possibile. Quindi adesso vado in box, prendo le taniche, prendo gli attrezzi. Oggi purtroppo Giovanni non può supportarmi perché domenica ha una gara con i suoi altri piloti, sempre lì a Viverone. Oggi saranno lì a testare, però io dovrò cavarmela da solo. Vediamo cosa ne esce. Dovrò filmare, dovrò girare, dovrò guidare, dovrò farmi da meccanico. Quindi non sarà semplicissimo, ma proverò a fare del mio meglio. Adesso andiamo. Partiamo malissimo, la giornata parte veramente malissimo. Sono andato a fare miscela, avevo una tanica da 20 litri nella quale rimaneva ancora un pochino di miscela già fatta l'altra volta. Pesando la mano ho detto, boh, qui dentro rimarranno 2-3 litri al massimo, ma al massimo proprio, era abbastanza leggero. Avevo questa mattina a disposizione ancora mezzo chilo d'olio, la miscela con il mio olio si fa al 3%, che è il valvoline, e quindi dico, vabbè dai, proviamo a farci stare tutta la miscela, perché no, non voglio mica lasciare 100 ml d'olio dentro questa confezione, facciamola tutta, tanto ci sta. Quindi verso il mio mezzo chilo d'olio e poi provo ad aggiungere i miei 15 litri e mezzo, 15 litri e 6 per fare la miscela al 3%. In quella tanica sono entrati 13 litri di benzina e la miscela ha raggiunto l'orlo della tanica. Quindi io adesso ho una miscela che è fatta da non so quanto e dovrò risolvere questo problema prima di entrare in pista. Ci proviamo, dai! We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a love, friends, fill up the car to live best because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. Raga, ma quanto cazzo è buona la Nutella! Una bomba. Una delle ragioni che mi spinge ad andare in kart è che durante la giornata in pista posso mangiare tutta la merda che mi pare e mi sento giustificato. Tipo la Nutella, tipo il McDonald's. Aspettate perché adesso vi faccio vedere il paddock. Oggi è sabato, domenica c'è una gara e quindi qua oggi sono tutti a provare ed è tutta gente che va forte e io farò un po' da birillo. Forse non è la giornata ideale per provare il kart, ma dai, speriamo di non fare troppi danni. Cioè, guardate cos'è il paddock oggi. Sono le 8 ed è già pieno. Secondo me fra un paio d'ore non camminiamo più. È passata mezz'ora, sono sudato come se avessi fatto 20 giri in pista.
e sto rosicando perché tutti gli altri stanno già girando. Io solo ho tolto le gomme dai cerchi. Allora, a parte che ho sudato di più a montare quattro gomme che a fare due giri in pista. Comunque non sono ancora riuscito a entrare, ho parlato con un altro ragazzo del team che ne sa e abbiamo visto che i miei rapporti sono troppo corti. Io pensavo di una volta da montare il team riuscire a entrare e invece non è così. Dovrò cambiare la porta, forzarmi un pochino e poi forse riusciremo a fare un turno pomeriggio. Penso che girerò solo pomeriggio, questo è l'orario dei turni. Forse riesco a fare quattro turni se mi va bene. Sto bestemmiando da mezz'ora perché non riesco a capire. Faccio vedere che cazzo di chiave ci vuole per la piastra del supporto motore. Ho tolto questa che era una 8, mi aspettavo che anche davanti fosse una 8, invece no, è troppo piccola. Ho provato a metterla a 6, è troppo larga. La 7 non c'è e ora sto cercando di capire. Ora vado a disturbare i meccanici anche se sono molto impegnati con i test degli altri ragazzi. Eccoci, finalmente ci siamo. Dopo la lunga mattinata, finalmente ora sembra tutto essere al proprio posto. Lo stress delle settimane precedenti per prepararmi al meglio per questa avventura, la fatica della mattinata, ora sembrano tutte essere svanite. L'unica cosa che rimane è la voglia di scendere in pista e iniziare a spingere. In questo momento niente e nessuno possono fermarmi. O così almeno credevo. Andiamo a farci male alle costole. Andiamo piano allora, tutte curve a sinistra, ah!
che fatica oggi. Cosa che non va? E anche questo turno finisce prima. Ragazzi, che busca, non so veramente cosa dirvi. Io l'impegno ce l'ho messo tutto, però questo male alle costole veramente mi sta distruggendo, non ce la faccio più. Secondo me il sedile è anche troppo stretto per me. Sembra di stare una morsa, non ci passa un dito. Vabbè, ha anche poco senso continuare a girare, devo essere sincero. Sono appeso al volante. Io devo essere onesto con voi. Io all'inizio avevo pensato di non condividere assolutamente e di non montare questo video, perché per me dentro era abbastanza imbarazzante. Ancora peggio, quando sono tornato a casa avevo veramente pensato di non continuare nemmeno con l'esperienza di Res Now, perché dopo tutti gli sforzi tornare a casa con niente in mano, con quattro giri a 20 all'ora dove tutti mi passano e non riesco neanche a dare una piccola dimostrazione di quanto può andare il kart, è veramente, veramente frustrante. Però poi ho pensato, se mi arrendo già posso veramente dire di non essere un pilota, perché nelle gare gli imprevisti e gli incidenti avvengono tutto il tempo, e se un pilota dopo una bella gara fa un incidente e arriva ultimo, cosa deve fare? Smettere di correre? No, va a casa, svuota la testa e poi ricomincia tutto da capo il weekend dopo. Ed è questo che farò. Anzi, ho deciso di fare ancora di più. Al posto di arrendermi, ho pensato di raddoppiare la posta in gioco. Ovvero, ho deciso di partecipare il 13 di ottobre nella pista di Moncalieri alla mia prima gara sui KZ, ovvero i kart a marcia. Non è niente di super importante, non è un campionato regionale né provinciale, è una gara amatoriale che però schiera dei piloti di tutto rispetto. Io, essendo la prima volta, parteciperò nella categoria KZ Entry, ovvero coloro i quali non hanno mai partecipato ad una gara in kart lì a Moncalieri. E niente, da ora in poi non si scherza più, bisogna iniziare veramente a prepararsi. La prossima volta spero di potervi portare in pista con me a Busca, a Cuneo, sperando che male alle costole sia andato, perché altrimenti è un vero casino. Grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è molto 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 importante, e cliccate sulla campanellina. Vi ricordo che ho anche una pagina Instagram e di recente ho anche aperto una pagina Facebook. Seguitemi sia su una che sull'altra, vi ringrazio ancora e ci vediamo al prossimo video.